Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium con questa rubrica di hacker in cui vi aggiorno e vi mostro come gli hacker attaccano e come possiamo difenderci e diciamo possiamo fare anche noi i birichini senza far molti danni. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Allora, stiamo parlando di virus in questa lezione qui. In particolare sono circa 11 categorie di virus, che quando parliamo di virus non possiamo generalizzare, esistono varie categorie di virus, quelle più comuni, quelle un po' più rari, che hanno infettato un po' i computer in tutto il mondo. Allora, partiamo prima dal bot sector virus, che sono virus che infettano i bot di avvio e si attaccano principalmente sulle unità fisse o mobili, tipo come i floppy e l'hard disk. Non attacca comunque le chiavette USB. Poi ci sono i virus, quelli comuni, che attaccano sui file eseguibili. Poi sono i macrovirus che troviamo in software che utilizzano il Visual Basic, come ad esempio Word, Excel. Poi ci sono i multipart virus, che praticamente uniscono le tecnologie che abbiamo menzionato prima. Poi c'è il polymorphic virus, che sono letali perché ogni volta che infettano un computer si mutano, ma sono potentissimi e non sono tanti, quindi state sicuri che è probabile che non l'acchiapperete voi. Poi sono i stealth virus, che utilizzano vari trucchi per nascondere e sfuggire ai software da antivirus, e qui dovete stare molto attenti perché anche l'antivirus più evoluto come quello che ho io potrebbe avere problemi nel rintracciarlo. Poi ci sono i virus MBR. Questi virus infettano praticamente il master, salvando praticamente una copia dell'originale dei virus sull'unità principale, e diventano difficili a eliminarli. A me ne è capitato uno negli anni 90, che per eliminarlo fui costretto a formattare l'hard disk con una formattazione a basso livello, perché con una formattazione normale non riuscì a cancellarlo. Poi ci sono i Clean virus, che praticamente si divertono a creare un po' di confusione all'interno del computer, eliminando e ripulendo i vari file nel computer. E poi ci sono i Trojan virus, molto famosi e conosciuti, che hanno unico scopo di aprire una porta sul vostro computer e permettere a un individuo, a un pirata, di entrare nel vostro computer e fare tutti i fatti loro. Poi sono i Zor virus, che sono virus realizzati in laboratorio e che vengono studiati. E poi sono Interweird virus, che sono virus allo stato selvatico, quindi esistono in rete, fanno ancora danni e che non sono ancora ritracciabili, cioè che non sono stati campionati per realizzare un antivirus ad hoc. Detto questo, vi mostro. Aspettate, yes, Samsung file, ok. Detto questo, vi mostro come è possibile realizzare anche dei piccoli virus sfruttando il linguaggio BAT, che poi BAT non è proprio un vero e proprio linguaggio, è un sistema a linea di comando utilizzato per i DOS, perché i virus possono essere utilizzati, per realizzare un virus possono essere utilizzati vari linguaggi di programmazione. Il più conosciuto è il linguaggio C, non C++, il C, e poi c'è il linguaggio macchina, però si possono realizzare dei virus anche con utilizzando il sistema BAT. Adesso ne ho realizzati 7, potete andare sul mio sito, lì ritroverete una pagina dedicata dove potete scaricare questi file. Per l'occasione ho realizzato una macchina ad hoc, una macchina virtuale ad hoc, dove posso sperimentare questi file. Adesso faccio partire la macchina. Allora, per questo test ho realizzato questa macchina con Windows 10 con 7 file. Questi 7 file non sono tutti pericolosi, anzi solo 2 posso dire che sono davvero antipatici, non creano problemi alla macchina, a meno che non andate a inserire ulteriori righe
che permettono di eseguire questo file a ogni riavvio del PC. Anche per questo ho realizzato questa macchina virtuale. Come configurazione ha una memoria abbastanza alta, quindi gli attacchi dovuti a questi file saranno abbastanza limitati. Partiamo prima con questo primo file, con apre prom. In pratica segue 200 richieste di apertura di una finestra di prom MS-DOS. Ecco fatto. Adesso per chiudere tutte queste finestre ci vorrà un bel po', e questo potrebbe essere un bello scherzo, ma potrebbe diventare ancora più divertente se questo qui lo fate eseguire ogni volta che l'utente accende il computer. Passiamo al secondo file. Questo qui lo cancello, che già l'abbiamo utilizzato, così non mi confondo. Blocco fa la stessa cosa del file precedente, solo che apre per 200 volte circa il block notice. Bloccato il computer, e adesso la macchina si è bloccata perché ha aperto, bene, nel caso mio non ha aperto il block notice, ma ha aperto penso delle finestre blocco, perché adesso lo sto provando per la prima volta, e il computer, la macchina virtuale, è bloccata. E vedete la clessidra continua a girare perché sta chiamando il block notice praticamente all'infinito. A questo punto non mi resta altro che avviare la macchina, perché a questo punto non posso fare, anzi, se notate, non riesco neanche a riavviare la macchina. Niente, devo spegnerla. Ok, facciamo così. Reset. No. Come faccio a fermare? Ah, ecco qua, ferma. Spegni. Ecco qui, macchina spinta, e adesso l'accendiamo di nuovo. Eliminiamo che l'abbiamo provato, quindi è anche abbastanza pericoloso. E segui, proviamo questo, vediamo che succede. Ah, ecco qua, questo invece ha richiamato più volte la finestra block notice, e ha aperto anche queste cartelle qui, ha aperto la gestione risorse e il from, quindi ha fatto più aperture, ma comunque non ha mandato il computer in blocco. Adesso riavviamo anche in questo caso. Riavvia il sistema. Allora, questo qui lo possiamo anche eliminare. Questo file riavvia e spegni lo proviamo dopo. Proviamo questo qui, tasti. Ah, questo in pratica dovrebbe dirmi ogni tasto premuto. No, mi sembra una cretinata. No,
E niente di particolare questo qui. Praticamente partiamo con il fatto che questi file sono stati realizzati con una versione molto vecchia di Windows. Io sto sotto Windows 10, quindi il promesse DOS è più evoluto. Questo in pratica cliccando avrei potuto darmi una finestra per ogni tasto premuto, invece me l'ha aperte tutte e 10. Quindi considero questo tipo di virus inefficace. Era meglio l'altro che ha bloccato tutti i sistemi. Quindi questo qua cancelliamo, elimina. Ok, tutto questo praticamente richiama tutto quello che ci siamo visto. Ok, sending virus, premiamo un tasto, vediamo che succede. Atteso che il sistema è stato contaminato un virus. Ok, premiamo un tasto e continua ancora. Questo si dice, ecco qua, mentre stiamo premendo sta succedendo il finimondo. Vabbè, qua perché ok, ho creato una serie di cartelle, vabbè, è ordine degli scherzi. Adesso proviamo il file riavvia o spegni. Questo qui praticamente, adesso faccio vedere, prima lo apro, modifico. Questo qui richiama una funzione di riavvio ogni volta che si accende il computer, va a immettersi nella riga di comando esecuzione automatica. Ogni volta che il computer si accenderà andrà a leggere questo comando qui, ma diciamo che potrebbe essere non del tutto efficace, perché questo dovrebbe, per funzionare dovrebbe essere installato nella cartella C, però noi ci proviamo uguale. Avvia aggiornamento. Ok, adesso proviamo a riavviare, vediamo che succede. Dovrebbe riavviarsi dopo 10 secondi. Ok, entro 10 secondi dovrebbe avviarsi il file. Adesso controlliamo prima se c'è. Vabbè, qua se voi sapete, se conoscete, ecco qua, esecuzione automatica, vuoto. Quindi non è riuscito a mettersi in questa qua, perché comunque l'ho detto, è progettato con la vecchia versione di Windows. Comunque, detto questo, se avete seguito già il mio video su questo dispositivo, questo qui in cui mostravo come è possibile, come fa un hacker a penetrare in un computer utilizzando una chiavetta USB, questi file li potete riscrivere in quel Ratini 85, poi al limite metti il link in descrizione. Utilizzando Ratini 85 potete eseguire direttamente questi file dalla chiavetta, inserendo la chiavetta nel computer. Buonanotte computer, gli fate fare quello che volete, lo mandate anche in blocco, oppure potete anche fare apposta, no? Potete scrivere non usare questa chiavetta. Mi è capitato per un discorso di psicologico, spinto dalla curiosità, inserendo la chiavetta bloccherà il loro computer. Ok, da come avete visto dalle prove effettuate è possibile utilizzare un virus con bat, però i bat non sono efficaci come si farebbe con un normale virus scritto in linguaggio macchina o con il linguaggio Visual Basic. Detto questo, vi lascio una buona giornata e spero di fare un altro video in cui vi mostrerò qualcosa di più interessante che potete utilizzare anche con i vostri amici. A voi una buona giornata. Arrivederci.